Lorenzo, te ci sei stato mai a Parigi? No, ci sono stato mai. Guarda, allora ti porto in una piccola parte di Osimo, c'è una scalinata che gli assomiglia tantissimo alla scalinata che va verso la Butte Montmartre di Parigi, di Paris. Ti va di venirci? Sì, ma dove sta sto posto? Guarda, te due passi ci arriviamo subito e quando saremo lì sicuramente viene la voglia pure di suonare e cantare qualcosa di francese, ma intanto sai che c'è? Ti recito una poesia in francese. Grazie. Si intitola Se perdo a Paris. Souviens-toi une promenade à Montmartre, toi et moi, le dessin de visage, descendre la butte, c'est la surprise. Une vigne perdue et le tombe de butte. On se retrouve dans ces pigalles, c'est la ville lumière où tout va disparaître. Dans tes yeux, nuages, mais voilà, tu me souris. Quand je te prends dans mes bras. E oggi girando per Osimo siamo stati noi un po' sorpresi perché abbiamo trovato una stranezza, qualcuno che suonava dalla terrazza di casa, ma oggi non suona più nessuno. Io adesso vado subito a domandare il perché o il per come. Senti, per favore, dimmi, ti abbiamo sentito suonare, Sì. ma non suona più nessuno. C'è un motivo per questo? Allora, io non faccio parte del mondo della musica. Ho
Quindi non conosco bene in realtà i musicisti, che tipo di stranezze hanno, che particolarità, dove stanno, dove vivono, se si nascondono. E la sensazione è che non venga fatto per pubertà, no per pubertà, scusa, per... perché ho detto pubertà? Pudore volevo dire, però è interessante che io ho detto pubertà invece di pudore. Passando il periodo della pubertà probabilmente uno non lo potrebbe... so perché ho detto pubertà, probabilmente perché stavo... proprio pensando al pudore del farsi vedere, del mostrarsi, cioè siamo in un mondo della spettacolarizzazione, quindi forse ce ne sono moltissimi che si fanno i video e li mettono online, però, però voi l'avete comunque fatto per strada, certo. Cioè moltissimi io vedo che suonano, cantano, si mettono su Instagram, però stanno dentro delle stanze. Se tu stai fuori, e come ecco io oggi facevo nel terrazzo, le persone passano e ti guardano, tu devi sostenere lo sguardo, forse qui la parte adolescenziale della difficoltà è sostenere lo sguardo di chi ti guarda mentre suoni, di chi mentre suoni senti che c'ha un'attesa, c'ha un'aspettativa e quindi questo ti blocca e allora lo fai ma di nascosto, poi lo rendi pubblico e questo è il paradosso. Credo che sia sì una difficoltà emotiva del sostenere lo sguardo dello spettatore pur volendolo, perché il musicista vuole lo spettatore, vuole il pubblico. Ma la musica bisogna liberarla. Bisogna liberarla, sì. E grazie, tu oggi ci sei riuscita insieme a noi. Grazie a voi, è stato bellissimo. Il nome? Mi chiamo Emily. Grazie.